determinano un passaggio che ancora oggi è attuale nella nostra comunità e non solo, quella di vivere integralmente la propria esistenza sulla base di idee forti, idee che permeano un percorso di vita. Gabriele Merigeni è stato tutto questo ed altro ancora. Io penso che un applauso, anche se in queste circostanze, voglio dire, è un po' fuori, bisogna farlo. Per avere l'idea, e mi permetto di sottolinearlo perché per me, per noi del Comitato, che ringrazio tutti, con un piccolo passaggio, potevamo fare senz'altro di più, ma abbiamo fatto qualcosa, è un piccolo passo, ed è il primo passo, perché riteniamo che si debba avere e dare una continuità a questo percorso, come veniva anche suggerito da chi tra poco interverrà. Tramite un'associazione, una fondazione, vediamo in che forma e in che maniera tutti quanti assieme. Le porte sono, erano e sono aperte a chiunque voglia, voglio dire, dare un contributo da tutti i punti di vista. Io sarò velocissimo perché darò la parola agli autorevolissimi ospiti che interverranno, che presenterò a breve. Intanto, stamattina stesso, Anna, ci siamo sentiti, insomma, per qualche ultimo dettaglio, ripeto, qualche forma, diciamo, non di insufficienza, ma qualche dettaglio poteva essere curato in un altro modo, senza dubbio. Ma ci siamo avviati. E mentre parlavo con lei, diceva c'era quella casa all'ultimo piano di Napoli dove c'è passato Alinovi, Theodorakis, se non ricordo male anche Panagoulis, il giovane Bassolino. Ci stiamo parlando della grande storia di questa nazione e non solo, ma dell'Europa. E poi ho sentito Enzo Bonifiglio, nella prossima iniziativa che faremo fra 2 giorni qui, avrò l'onore e il pregio di leggere una sua lettera. Non ha potuto, diciamo, partecipare, non potrà partecipare per ragioni sue personali e private. E anche lui mi collocava questa figura in questo tutt'uno che, vista la presenza di tanti giovani stasera o di tanti giovani che ci hanno chiesto, e voglio dire, nei mesi passati, io vorrei sottolineare la parola militante. C'è colui che sceglie e vive e persegue un obiettivo, ma non per poco tempo, per tanto tempo, per tutta la vita. E in un tempo di pensiero debole come il nostro, dove tutto sembra essere schiacciato sul presente, dove la memoria si smarrisce e quindi si smarrisce anche il futuro, la proiezione progettuale di un futuro che debba essere, diciamo così, condiviso sulle idee dell'uguaglianza, della libertà, della redistribuzione delle opportunità, noi ci chiediamo oggi. Il mondo così come lo stiamo vivendo, è vero che non ha contraddizioni rispetto a quello che 30, 40 anni fa accese le passioni di tante persone, oppure forse questo mondo è addirittura, diciamo, un pochino peggio di come lo hanno lasciati quelli che hanno avuto una sconfitta, se vogliamo, dalla storia. Io ritengo che sia vera questa seconda ipotesi. Le ricchezze sono talmente tante, i progressi della tecnica, della scienza sono stati così straordinari che potremmo garantire a tutti una vita di benessere, una vita dignitosa, ed invece così non è, a iniziare dai nostri giovani per continuare a quelle enormi masse di uomini e donne che lasciano le loro terre per cercare di arrivare qui da noi e per essere poi invece dalla nostra cultura che è così lontana da quei principi di uguaglianza, di solidarietà, di cristianità, visto che siamo in questo tempo, in questo periodo, vengono rinviati indietro. Bene, io penso che dalle due relazioni che immediatamente seguiranno, quella dell'avvocato Cassiano, professore per me di filosofia e di storia, persona alla quale io non risparmio mai di sottolineare, è stata figura determinante per me nella mia esistenza, così come si era insegnanti, soprattutto quando si voleva valorizzare i ragazzi che venivano dai ceti subalterni, come si diceva, e credo che in questo ci sia qualcosa che ci accomuna la figura di Gabriele, ma soprattutto una figura come la sua mi ha fatto cogliere che l'emancipazione non coincide con la propria carriera, l'emancipazione è tale se coinvolge tutti quanti quelli che stanno vicino a noi, è una idea, voglio dire, solidaristica che si deve manifestare anche nelle tue azioni quotidiane. Il professore Filareto, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, professore di storia e filosofia, è
uomo che ha dato un contributo nelle istituzioni della sua città e non solo. Quindi loro faranno una relazione collocheranno nel tempo, diciamo, e nello spazio, la figura di Gabriele. Dopodiché tante testimonianze che vi presenterò ovviamente man mano nell'arco della serata. Un ringraziamento ovviamente va con affetto a Costantino Argentino e a chi gestisce il castello per la loro straordinaria capacità di accoglienza e anche per il contributo che hanno dato proprio dal punto di vista organizzativo. Ringraziamo l'amministrazione comunale qui presente, tra poco daremo per un breve saluto la parola al sindaco e al presidente, al sindaco ritengo, e penso che questa comunità, al di là della collocazione temporale, perché sappiamo che i sindaci, voglio dire, sono pro tempore, ma le storie individuali e collettive rimangono, penso potrà e vorrà riconoscere alla figura di Gabriele, voglio dire, una collocazione anche fisica che possa dare alle nuove generazioni anche un punto dove ricordare questa straordinaria figura che al pari di altre ha fatto la storia positiva di questa città. Allora io mi fermo qui, ringrazio tutte e tutti quanti voi. So che siamo sotto le feste, il fatto di essere qui è un atto non solo di stima ma anche di affetto. Ringrazio infine e chiudo, lo voglio dire io, i figli di Gabriele che, voglio dire, mi hanno anche dato l'onore a me e agli altri di entrare nella vita privata di questa straordinaria figura. Loro hanno il dono della riservatezza, ce l'aveva anche il padre, non voleva apparire perché faceva più che dire, però è a loro che il mio pensiero va e gli voglio dire che debbono, così come lo sono, essere davvero straordinariamente orgogliosi di avere avuto e di avere un genitore così strepitoso, straordinario come Gabriele Meligeni. Grazie a voi Gabriele e grazie a Del Mondo. La parola al dottor